Buongiorno, oggi colazione così, perché solitamente venivamo giù tardi a far colazione, non c'era mai il tavolo pronto per la colazione perché poi facevano i pranzi. Oggi siamo scesi presto e perciò c'era il tavolino apparecchiato per quelli che dormono qua. Perciò io ho preso la brioche alla crema, caffè decaffeinato, Giovanni ha preso il caffè normale e poi vabbè qua se vogliamo c'è fette biscottate, Nutella, i burretti piccoli, le mignotte di burro e le mignotte di marmellata e le Nutelle. Ecco, e questo è il tavolo preparato per la colazione. Ecco, perciò niente, l'apo è qua. Lui ormai il suo posto è qua. Lui si mette qua perché guarda le persone che passano da sotto. Ecco, ormai si è abituato, dai. Il primo giorno era un po' così, adesso invece veniamo qua. Si mette qua e guarda quelli che passano. Ecco. Ecco, niente, ci vediamo vlog facendo. Ciao ragazzi, sono qua sempre dall'oltretomba, nel solito posto dove c'è la poltrona affossata. Ecco, mi sono messa qua perché spero di essere riuscita a caricarvi il video della colazione di questa mattina e il piccolo video che ero scesa e ho bevuto un crodino. Ok, ecco, perché ero scesa per pagare l'albergo. Perché domani mattina andiamo via, perciò ho detto vado giù oggi perché domani è domenica, ecco, vado giù oggi a pagare e perciò dato che ho pagato qua e là mi hanno offerto un crodino, però non ho bevuto roba alcolica, era un crodino con acqua minerale, una fetta di arancio e ghiaccio e basta. Volevo fare il video tranquillamente giù, però oggi essendo sabato c'era la musica alta, gente che andava e veniva. S'era seduta una coppia di ragazzi vicino a me che urlava, che parlava a voce alta, perciò capito, ho fatto il video proprio per farvi vedere lì che bevevo il crodino e basta. Ho detto è meglio che me ne vado su nel mio loculo qua e faccio il video qua. Allora, prima di tutto mi devo scusare per ieri che non è uscito il video, ma guardate, io sono uscita dalla camera ieri, saranno state le 9:30 di sera, sono sempre stata in camera perché ho avuto una giornata di cacca, avevo mal di testa che non mi passava manco a prendere l'occhi, capito? Sono rimasta in camera, non ho fatto colazione, pranzo, niente, non ho, cioè sempre al buio quasi perché proprio non stavo proprio per la quale ieri. Ecco, perciò proprio non me la sentivo di fare nessun video ieri, guardate, perciò mi scuso per quello e oggi va molto meglio, ma io penso che sia dovuto a tutto lo stress, guardate, lo stress che stiamo passando in questo periodo qua, è ormai è un più di un mese che va avanti, perciò lo stress è tanto, il pensiero, lo stress qua e là, perché io come sempre, come vi ho sempre detto io con voi, non voglio portare pietismo e che mi metto a piangere, star male, io cerco sempre di raccontarvi passo a passo quello che faccio, quello che succede, però sempre cercando di portare un filo d'allegria, un filo, non mettermi a farvi capire a voi o far vedere a voi come sto male qua e là, perché a me viene anche a ridere quelli che dicono guarda e quella là voi donate, quella è in albergo che va in rosticceria tutti i giorni, che si beve l'aperitivo alla vostra faccia, queste sono solamente cattiverie ragazzi, vi giuro. Io, come ho detto l'altro ieri nel video, io veramente vi giuro non riesco a capire come mai tutta sta cattiveria, cioè per quanto io continui a pensarci non riesco a capire tutta questa cattiveria, boh, non lo so, anche perché io sono in un albergo, non perché sono qua in ferie, perché mi diverta, io sono qua in un albergo perché sono senza casa, forse quelli che vengono a rompere le balle non l'hanno capito, capito? Che loro sono a casa, nella sua casa e io sono senza casa, sono in albergo per quello, non è che mi diverta a stare in albergo e spendere pure soldi, capito? Ecco, starei volentieri in casa mia se potessi e poi anche quelli che vengono a dire se ne vai in rosticceria a mangiare, bla bla bla, cosa dovrei fare? Non dovrei mangiare?
Non lo so, cioè, anche perché qua siamo, c'è anche il ristorante giù, ma io non è che posso permettermi di andare giù al ristorante, pranzo e cena e lasciarli giù magari 60 euro al giorno per due persone, capito? Noi facciamo la colazione che è pagata, a pranzo non mangiamo quasi mai, anzi mai, e a cena andiamo qua vicino che c'è il supermercato, c'ha il reparto rosticceria e ci prendiamo o un pollo e le patate o un pezzo di lasagna o se no ci prendiamo anche dei tramezzini, capito? E mangiamo così, capito? In camera. Per risparmiare, capito? E anzi, ancora meglio, andiamo la sera dopo le 6:30 che la roba della rosticceria costa la metà. Mi sembra di ricordare anche la Chiara che andava allo store, mi sembra che andava la sera per comprarsi le paste. Dopo, ecco, anche lì reparto rosticceria, se vai dopo le 6:30 di sera, perché alle 7 chiudono, i polli li prendi a 3,90 euro, le patate a... cioè, l'altro ieri abbiamo preso un pollo intero con le patate, abbiamo pagato 5,20 euro, capito? Abbiamo mangiato in due, per dire. E tutto quanto trovi a metà prezzo dopo le 6:30 di sera. Ecco, perciò andiamo dopo le 6:30 sempre per prendere la roba a metà prezzo. Perciò quelli che vengono, no, a parlare perché hanno la bocca, la cattiveria, perché quella è cattiveria di dire se ne va in rosticceria a mangiare, se ne va... Ma che cazzo? Cioè, ma veramente, oh, ma veramente... Cioè, manco avessi detto che vado giù al ristorante, pranzo e cena, cioè, ma veramente datevi una calmata, cioè, ma dove cazzo vi porta tutta questa cattiveria? Io fatemi capire dove cavolo vi porta questa cattiveria. Io non lo so. Non lo capirò mai, purtroppo, capito? Non lo capirò mai. Ecco, ma forse è meglio così non capirlo. Comunque poi cosa c'è da dire? La casa, guardate, la casa noi domani mattina partiamo col furgone e andiamo dove dobbiamo andare, che poi vedrete perché non ve lo dico subito. Vedrete, sarà una sorpresa perché io penso che nessuno, ma proprio nessuno, si aspetti di dove io sto andando. Nessuno. Vi lascerò la sorpresa fino in fondo, ok? Perché manco io ci credo. Ecco. E la casa, la risposta della casa, guardate, è inutile che vi dico sì, perché io la risposta della casa, guardate, io fino a che non ho le chiavi, è il contratto, come vi ho già detto, fino a che io non ho le chiavi in mano e il contratto firmato, non dico niente. Perché siccome che già, vi giuro, mi è successo già 3 volte che mi avevano promesso la casa, mi avevano detto di sì e dopo, e prima perché avevo il cane e dopo per il lavoro, cioè mano, si sono tirati indietro in ultima, capito? Ecco, non penso sia sto caso, però io proprio per... Ecco, preferisco dirvi sì, guardate, ho trovato, vado, solamente però quando avrò firmato il contratto e avrò le chiavi in mano ed entrerò dove dico è casa mia. Fino allora, guardate, non vi dico neanche niente. Ormai sappiamo già che andiamo lì ad abitare, che non sia in quella casa lì o in altra, però andiamo lì ad abitare, in quel posto lì. Ecco, basta. Comunque, guardate, vi tengo aggiornati sempre, vi tengo aggiornati. Vi tengo aggiornati sempre quando posso, come posso, io vi racconto un po' tutto, capito? Però scusatemi se proprio non vi dico tutto perché appunto voglio esserne sicura, perché guardate, ho preso tante di quelle delusioni da un mese a questa parte, ma anche prima di andare via da dove abitavo a Calceranica, che se vi ricordate vi avevo detto ho trovato casa, anche lì ci avevano detto di sì, eravamo pronti qua e là, poi in ultima ci hanno detto di no, capito? Ecco, cioè, ci hanno trovato fuori una scusa e ci hanno detto di no, ecco, perciò anche stavolta qua voglio andarci cauta e quando appunto avrò il 100% che ho le chiavi in mano, basta. Ecco, allora ve lo potrò dire, potrò, ecco, però vi terrò sempre, cerco di fare vlog, cerco di fare video, vi tengo aggiornati, vi faccio vedere e ecco tutto quanto. Io ringrazio come sempre
le tante persone che hanno donato, grazie, 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 grazie. Anche perché, come ho già detto l'altro ieri, mi fanno molto comodo, guardate, perché io un po' di soldini me li ero messi via, però non pensavo di avere tante spese così, perché giustamente io non pensavo di dover andare in albergo, dopo adesso dove vado, sono in un altro, abbiamo affittato un appartamentino piccolo perché B&B non ce n'erano e alberghi sono carissimi, ecco, e perciò abbiamo trovato, ecco, un appartamentino da star lì un po' di giorni, capito? E perciò io non pensavo di avere tutte queste spese tra albergo e appartamento, capito? Non avrei mai pensato. Ecco, poi sono rimasta anch'io più di 2 settimane senza fare video, capito? Ecco, perciò io, guardate, io a che se ne dicono le chiacchiere, le persone che sono invidiose, gelose, arrabbiate perché vedono che io ho tante persone che mi vogliono bene, che mi hanno donato, perché quella è invidia, quella è proprio marcia invidia, che loro speravano che io crepassi magari sotto un ponte e invece vedono la solidarietà e le persone che mi stanno aiutando e a loro non sta bene, capito? Perché preferirebbero vedermi piangere, quello è il fatto. Ma fidatevi che non succederà mai. Perché davanti a una telecamera non mi metto a fare la vittima e piangere. Se devo piangere, chiudo e lo faccio dopo. Ecco. E perciò io ringrazio molto, molto, molto le persone che hanno donato, che io non avrei mai pensato. Ringrazio ancora Bara perché è anche lì che se ne dica che sono stata io, è stato Bara a fare tutto, perciò ringrazio pure lui un'altra volta. E vi lascio il link come sempre della donazione nel primo commento come le altre volte. Ripeto, non è obbligatorio. Perciò quelli che dicono, ma tu dopo devi far vedere dove li spendi, dove li hai spesi, allora io dico che io, se dico dove li ho spesi, non saranno per quelle persone cattive che vengono solamente a sparare, cattiveria, ma lo farò solamente per essere limpida nelle persone che veramente hanno donato col cuore, capito? Ma le altre persone che non hanno donato e che hanno solamente criticato, avete anche la faccia tosta di venire sotto a scrivere, ma tu devi dire dove li hai spesi. Ma che cazzo vuoi? Cioè, tu che non hai donato, vuoi che io ti dica dove spendo i soldi? Casomai saranno quelli che hanno donato che dicono, almeno dici dove li hai spesi, ma non chi non ha donato, capito? Perché è troppo comodo così. E io ringrazio anche chi non ha donato, che continua a dirlo, che guardate i miei video, perché anche facendo così per me è un grandissimo aiuto. Perché come ho sempre detto, anche guardare i miei video e guardarsi anche magari le pubblicità, per me è un aiuto anche quello, che so che tanti qua fanno andare i video anche di notte per far, cioè io guardate, ringrazio anche quelli, perché anche quelli è un aiuto, anche quello è un aiuto, eh. Ecco, ma grande anche quello è un aiuto, perciò io ringrazio tutti anche quelli. E le critiche, come ho sempre detto, tanto ce ne saranno ugualmente, guardate, che io faccia bene o che io faccia male, ce ne saranno ugualmente. Come vedete io non le sto neanche, cioè non sto neanche aprendo live per rispondere, quello ha detto quell'altro che ha fatto la live, cioè non me ne può fregare di meno, guardate, io adesso sono talmente indirizzata verso la casa, la vita nuova, tutto quanto che sinceramente delle live che aprono, delle critiche, delle cattiverie, a me proprio non me ne fotte niente, vi giuro, anche perché io ho avuto talmente tanta dimostrazione di bene, di persone veramente per bene che mi vogliono bene, perché porca miseria, io non avrei mai pensato, capito? Tanto bene, tanto affetto a me, non l'avrei mai pensato. Io, cioè, io sono contenta già, ma tanto di quello, di tanto bene, tanto affetto che mi state dando. Guarda, anche con un commento in privato, anche con un commento sotto, una parola carina, un supporto, capito? Guardate che anche quando si è giù, si sta passando un periodo come il mio, vale tanto anche quello, eh.
Vale tantissimo. E le critiche, ragazzi, in tanti mi state dicendo, a quella dice, non, cioè, lasciate perdere, non andate nemmeno sotto a difendermi, lasciate perdere, lasciate perdere, capito? Lascia il tempo che trova. Ripeto, come ho detto tante volte, le persone stupide non sono e vedono la sottoscritta che si sta facendo i cavoli propri e non sta sputtanando, non sta parlando di nessuno. E invece dalle altre parti vedono le persone che continuano ad aprire live, sputare merda, sputare fango, offendere me, mio figlio e tu il bar anche che mi ha aiutato, cioè. Capito? Le persone credo che stupide non sono, vedono dove sta il buono e dove sta il cattivo, dove sta il bello e dove sta il brutto, capito? Non serve nemmeno star lì a aprire live e dire le cose, perché cioè, le persone sono stupide, capito? Sotto a quei canali lì ci possono andare a parlare male persone che sono frustrate, cattive e infelici, che hanno una vita di merda, peggio della mia, e hanno bisogno per sentirsi felici, contenti, appagati, andare sotto a parlare male e offendere. Ecco, quello sono. E vi dico che io, che sono messa peggio di questi cristiani qua che vanno ad offendere, perché sono senza casa, senza un cazzo, però non sento l'esigenza di buttare la mia frustrazione, la mia infelicità di questo periodo, la mia rabbia, capito? Aprendo live e sputar merda sugli altri o andare sotto ad offendere gli altri, proprio non ne sento l'esigenza, non me ne frega niente, capito? Perché non penso che a far del male agli altri tu hai qualcosa in tasca. Non hai niente in tasca, capito? Perciò non me ne frega niente, a me degli altri possono aprire live, parlare, fare. Non me ne frega niente, io vi giuro che la mia dimostrazione delle persone che mi vogliono bene c'è stata e c'è tuttora. Tutto il resto non me ne può fregare di meno, ve lo giuro. Ecco. E io vi mando un bacio, formato famiglia come sempre, vi mando un abbraccio se domani. Se riesco, anzi riuscirò sicuramente, farò magari un vlog del viaggio, ok? Farò il vlog del viaggio, del furgone, di tutto quanto, farò magari un vlog del viaggio e magari ve lo faccio, se faccio in tempo, ve lo faccio uscire domani sera, ok? Non prometto niente però, e non vi prometto niente, se lo vedete, ecco. Vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima, se vi va come sempre lasciate un like. Ciao!